Quindi lo spazio e il tempo esistono solo come rappresentazioni nella mente. Il mondo sensibile esiste, secondo la teoria che sto proponendo, ma non è una realtà oggettiva, cioè non esiste di per sé, ma esiste solo come fenomeno percepito ed è ridotto a una collezione di sensazioni di varia natura che messe insieme e collegate costantemente da questo intelletto supremo comune a ogni mente, produce costantemente in ogni mente la rappresentazione precisa e ordinata di un corpo fisico e di una realtà fisica.